Quiz 24 euro, ci siamo tornati su Potete TV, questo nuovo video, questa nuova custom maps che però non è un live ma bensì un commentary, perché è già tipo la decima volta che cerco di fare un live però muoio sempre al round 3, quindi ho detto vabbè dai, proviamo a fare una partita senza commentarla. Infatti ho fatto circa 20 minuti di gameplay, ma a dettaglio ovviamente. Vabbè, quindi oggi vi porto questa nuova custom map, ovvero Nazi Zombie Gateway, che appunto è una mappa molto stile World at War, però dallo stile classico, ecco, non con tantissime mod, tante cose, diciamo. Sì, vabbè, ci sono due o tre mod, ad esempio quella del suono delle armi che sentite ora. Come vedete, il suono di tutte le armi sono diverse. E poi ci sono alcune armi di Black Ops 1, ma a parte questo, diciamo, poi la mappa resta in molto, uno stile molto classico, ovvero quello della Seconda Guerra Mondiale. Quindi 4 bonus normali, Quick Revive, Speed Cola, Juggernaut e Double Tap. E vabbè, poi come vedete le armi sono quasi tutte appunto di World at War, a parte alcune di Black Ops 1. In questo video voglio darvi dei consigli anche per come, diciamo, far una bella partita, ecco, su questa mappa, magari per chi gioca appunto su PC. E quindi magari dirvi la strategia, secondo me, la migliore strategia appunto da utilizzare. Allora, per prima cosa, nei primi round io vi consiglio di stare fino al round 5 nella prima stanza, in modo tale da accumularvi circa 5, 4-5 mila punti, insomma. Poi dipende ovviamente se prendete doppi punti, instant kill, eccetera eccetera, insomma. Successivamente, poi dipende insomma da quando aprite la porta, potrebbero arrivarvi i cani, quindi io vi consiglio in quel caso di andare subito a comprare l'MP40, che sarà, diciamo, abbastanza utile per andare avanti, ecco. Poi quindi quando arriveranno i cani, mi raccomando, io vi consiglio di stare in questo punto qui dove c'è la double tap alla vostra sinistra, quindi in modo tale che da dietro non vi possono arrivare, quindi vi arrivano solo da davanti. Poi prendete le munizioni e quindi aprite la porta, questa qui dietro la double tap appunto, oppure vi fate una cassa, insomma. Io vi consiglio magari prima anche di farvi una cassa, ad esempio qui ho trovato la Stoner 63, che appunto è un'arma di Black Ops 1. E quindi dopo andate ad aprire la porta, che o magari vi fate anche un'altra casa, insomma, dipende dai punti. Quindi andate ad aprire la porta e vi ritroverete in quest'area abbastanza grande, che è un'area circolare. Io vi consiglio comunque di stare qui per girare, perché secondo me è la migliore strategia, accumularvi lì, girando, girando e appunto ammazzandoli, tipo molto simile alla mappa 5, se avete presente, insomma, è simile la strategia, anche se è, diciamo, il cerchio, tra virgolette, più piccolo, ecco. Poi invece per andare ad attivare la corrente, vabbè, qua vi mostro come si fa ad attivare il pack-a-punch. Dovete aprire questa porta, poi andate sopra queste scale, attivate il razzo, no, cioè il razzo, praticamente è un coso messo sopra il razzo, vabbè, aprirà la porta e lì dietro ci sarà il pack-a-punch. Mentre invece per andare ad attivare la corrente, bisognerà andare al secondo piano dell'edificio, quello circolare dove c'erano appunto, che vi ho fatto vedere prima. Infatti lì ci sarà appunto la corrente, ci potete andare anche da queste scale qua. Come vedete lì davanti c'è appunto l'interruttore della corrente. Andate ad attivare, appunto avrete attivato il Juggernaut e tutti gli altri perk, insomma, abbastanza fondamentali. Vabbè, comunque la mappa non è che è molto complessa, come ho detto prima, sono solo queste le cose da fare, diciamo, i 4 perk, attivare la corrente e appunto la strategia, insomma. Anche il video non è che vi posso dire più di tanto, alla fine questa qui è la mappa, insomma. Vabbè, comunque, in questo modo così voi andate a... Ora fate un po' di punti, insomma, per prendere il Juggernaut. Magari questa cosa magari non tutti la sanno, ovvero se uno si abbassa con control, diciamo, si sdraia davanti al distributore di bevande, praticamente si ottengono 25 punti. Magari questo non tutti lo sanno, però insomma ci tenevo un po' a dirlo, perché è una cosa abbastanza interessante per fare dei punti. Magari se ti mancano, se vi mancano pochi punti, in questo modo potete andare lì, prendere 25 crediti e quindi fare quello che dovete fare, insomma. Quindi poi vabbè, potete farvi anche altre casse, tipo qua ad esempio ho pacca-panciato qui la Stoner 63, come vedete. E questa appunto è diventata la mimetica, non è cambiata, però vabbè, tanto non è poco importa, insomma, però il danno è aumentato. E c'è anche un silenziatore, sembrerebbe, ora non so, c'è qualcosa tipo nella punta, un po' ambiguo, vabbè comunque.
E come vedete, vabbè, il solito effetto viola dei colpi potenziati, ovviamente fatto bene, perché comunque questa è un'arma portata, ecco, da Black Ops 1, questo ve lo ricordo, insomma, non è un'arma di World at War. Comunque, poi questa qui è appunto la strategia da fare, ovvero girare in questo punto qui, che è, diciamo, il centro della mappa, ecco. E comunque questa qui è, insomma, in poche parole la mappa, ecco, non è grandissima, né piccolissima. Ho deciso di fare questo tipo di video perché il live è un casino. Non so perché quando parlo forse non riesco a giocare bene, insomma, perché magari mi dilungo nei discorsi come sto facendo ora e ciao ciao il gameplay, insomma. Quindi forse è meglio se faccio così. Magari in cooperativa sarebbe un po' meglio perché se magari qualcuno va a terra, quell'altro comunque ti può rianimare, comunque ti può dare una mano. Ecco, quindi niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella!